Allora Max, intanto grazie, ci ritroviamo dopo un po' di tempo dove una delle prime interviste di Spartak Chilometro Zero sei stata tra i primi, insomma, a 2016. darci fiducia. Sì, 2016. Ero un po' più giovane, però dai, ancora ci siamo, l'importante è quello. È stata un'intervista interessante perché praticamente lì è emersa tutta quella che è la tua passione nel calcio, nel gioco del calcio. Ah, Immagino che è ancora accesa. è la solita, con 6 anni di più, ma è la solita, ancora faccio il calciatore, mamma mia che parolona. Faccio il giocatore e sempre l'arbitro, quindi la passione è sempre quella, sempre il campo verde. Perché poi è l'opportunità per stare insieme agli amici, magari Ah, cambiare soprattutto. due chiavi, arrabbiarsi Ah, sicuramente si arrabbiano con me quando arbitro, ma anche io anche quando gioco. Però l'importante è che essere in quel campo e stare a contatto con i giovani, che io purtroppo non sono più giovane. Però stare con i giovani è qualcosa di eccezionale. anche perché poi, specialmente quando arbitri, hai un marchio importante, insomma, il marchio della Wisp. Sì, penso che siamo un'ottantina di squadre di calcio, 11 se non vado errato ora, Forse ma qualcuna più. forse qualcuna più, ora io non è che sono nella stanza dei bottoni, quindi sono nel campo, quindi è un bel livello. L'ultimo fine settimana, sia come giocatore che come arbitro, com'è andata? Ma non andiamo male, siamo diciamo a un punto dalle prime, quindi siamo là per giocarsi perlomeno. No, non si dice entramento, come si dice? Vabbè, per andare ai playoff, dai, togliamo l'italiano così. Per andare ai playoff, è dove c'è stato anche un tuo gol, molto bello, mi dicono. Sì, no, l'ho fatti già un paio, diciamo che dato che non sono, come si dice, un umile, mai stato nella vita, ho giocato 3 partite e ho fatto 2 gol, 3 assist su 5 gol, quindi l'umiltà la lascia quell'altra, sono più forte e sarò sempre più forte, nonostante la veneranda età. Questa qua è anche bella, no? Ma basta, ma basta, la finta umiltà, la Quando finta vedi la cosa. palla in rete è Quando uno sempre bella. è forte gioca, basta, stop. Gare, per quanto riguarda il sabato arbitrale, ero a fare Njolboka Partina e ha vinto Njolboka 3-2 al campo di Santa Fiora. Tu come arbitra? Benissimo, io non ne sbaglio mai, quindi è fuori discussione, lo possono confermare in tanti, o perlomeno il 90%, poi non si può essere simpatici a tutti e quindi il Vabbè, però a 10%. te ti vogliono bene il 100%. No, 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 c'è gente che mi vuole male. No, no, il buonismo totale non c'è. Diciamo la maggior parte mi vuole bene, ma qualche punto nero esiste. Quindi adesso ci prepariamo a quest'ultime giornate, insomma, ormai siamo sul rush finale per chiudere il 2022. Praticamente ora il 17, che è l'ultima, 17 dicembre, l'ultima giornata, quindi quella del 17, che magari c'è qualche squadra che gioca anche di lunedì 19, non lo sappiamo, e poi c'è un mese di sosta che serve alle squadre per riprendere la forma e fare i famosi richiami invernali. Il 2022, come lo vanti? A livello di calciatore, soprattutto. Il A livello di squadra. 2022, ma In generale. in generale il 2022 è la ripresa di una normalità dal mondo che negli ultimi 2 anni non era stato più il solito, perlomeno Certo. per 59 anni non era mai capitato una cosa del genere, poi chi ci crede, chi non ci crede, quello ai posteri larga sentenza. E diciamo che il 2022 è l'anno della ripresa, è l'anno di ricominciare la normalità. E quindi dobbiamo riprendere le nostre abitudini, le nostre passioni e la nostra voglia di arbitrare. Ah sì, ma di fare tutto, di andare a mangiare la pizza con gli amici, di andare a fare, di arbitrare, anche a prendere il cretino, perché a parte siamo abituati, quindi non è quello un problema. Di rifare tutte le cose che facevamo fino a 2 anni fa, tutto questo. Ma siccome non ci sente nessuno, ecco, Vai. a fine campionata, per quanto riguarda quando si arriva alle finali, ma quale partita ti piacerebbe arbitrare? In che senso? Una partita che è proprio una finale, un qualcosa che proprio ci tiene in maniera Ah, particolare. vabbè, il ciliegino sulla torta, ma l'ho fatta in età giustamente più giovane, non ora che sono anziano. Qui da noi ci sono 2 finali allo stadio, quello importante, diciamo, la finale playoff e la finale di Coppa. Ma però l'ho già fatti, però ora larga ai giovani, insomma, non ci puoi. Noi siamo anziani e giustamente tiriamo le fila da dietro. Ce le gusteremo da tifosi. Ah, sicuramente in tribuna, vedere sempre, con la sigaretta in bocca, da buon atleta, nessun problema. Grazie, grazie Marco. Grazie a voi.